pacchi tutti. Bene. Come vi chiamate? Bacchi da Pietra. Da dove venite? Non si sa. Difficile. Buona domanda. Io sono di Nizza Monferrato, provincia di Asti. Io sono di Milano. Auronzo di Cadore, provincia di Belluno. Secondo voi il posto da dove venite ha influito la musica che fate? Sì. Come mai? Non lo so. Tu lo sai? Ci sono molte pietre da me. Penso che sia quello. Infatti, tante pietre. E insetti, molti insetti. Che musica fate? Rock. 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 Siamo d'accordo? Sì. Rock. E quali sono le vostre, i vostri riferimenti musicali? Musicali. Stockhausen. Molto Stockhausen. Soprattutto Stockhausen. Troppo Stockhausen. Le vostre canzoni hanno anche un testo? No. Non è vero. Ho convinto che ce l'avessero. Hanno dei testi, sì, hanno dei testi. E di cosa parlano? Parlano di pietre e di insetti. E dove prendi e prendete ispirazione per i testi? Soprattutto dalle pietre e dagli insetti. E come avviene il processo creativo che vi porta a comporre una canzone? Beh, per esempio prendi una pietra, schiacci un insetto, oppure prendi un insetto e provi a spaccare una pietra. Ecco, da queste due cose nasce un processo creativo e da lì questa forma d'arte che si chiama... E poi bisogna stare molto attenti perché se prendi il risetto sbagliato, questo ti si ritorce. Fa male, fa molto male. Sì. E allora da lì possono nascere le canzoni anche abbastanza dolorose. Sì. In fase di registrazione di un album, di una canzone, vi fate dare una mano da qualcuno? Io vado via. Lui fa tutto lui. Live, concerti, vi piacciono o vi terrorizzano? Dipende dal gruppo che suona. E voi? Ci piace tantissimo, sì. Più o meno da quanti anni suonate insieme? Talmente tanti che credo non ce lo ricordiamo. Io ho fatto il mio primo concerto nel 1988. Forse anche prima. Io sì, ho fatto il mio primo concerto credo nell'85. Io nel 99. Perché ero giovane. Sì. Io sono nato nell'85. Ecco, ottimo. Quindi ci piace proprio tanto se continuiamo a farlo, mi sembra. No? Al primo concerto, non era quella l'occasione della nascita. Quanti dischi avete all'attivo come Bachi?
Questo è molto facile. Questo è molto facile perché diamo un numero 8. 8, però 8 più un live, più un paio di extended play. Si dice così. Più però gli album in studio sono 8, questo proprio è facilissimo da ricordare perché abbiamo proprio dei sistemi, sì, dei sistemi di, per ricordarci, per rispondere a queste domande in modo fluente. Posto che avete suonato e che vi ha emozionato di più? Shenzhen? Data secca in Cina, si può essere citata come una bella esperienza. Con lui che è dovuto tornare in volo il giorno dopo perché gli stava nascendo un figlio. Cioè, quindi lui è dovuto suonare in Cina e è rimasto 48 ore. Due ore dopo il mio viaggio in taxi c'è stata un'inondazione a Shenzhen. Quindi sì, effettivamente è un fine settimana movimentato. Che cosa non deve mai mancare ad un vostro concerto? La gente, le persone, umani, non umani, mezzi umani, quasi umani, però gente, cioè che siano... Che ci in fondo lo facciamo anche per loro, cioè soprattutto per loro. Sì, lo facciamo per noi. Però noi possiamo fare una sala prove. Noi possiamo anche farlo, sì, chiusi in una stanza, ecco. Oppure sulla rotonda del traffico. Però se c'è la gente, se ci sono umani, quasi umani, semi umani, va bene, molto bene. Vi piace di più il momento della sala prove o sul palco? Sul palco, assolutamente. Anzi, se trovi un metodo per evitare la sala prove, meglio anche bene. Sì. Avete una scaramanzia prima di salire sul palco? Una scaramanzia? Dalla sorpresa mi sa che no. La risposta è no. Dal punto di vista puramente estetico, le visual, le luci, l'abbigliamento, come si è sul palco? È importante per voi e come? Potremmo avere delle risposte diverse qui, non lo so. Prego. Come si è nella vita? Non è che cambiamo stile per salire sul palco. Io ho sempre sognato di essere il chitarrista dei Kiss, però non ce l'ho fatta e di poco, vesto così, sì, di poco, e quindi questa sera mi vedrete vestito più o meno così. E voi? Anch'io più o meno così. Stavo pensando a una parrucca alla Kiss stasera, ma no. Cosa portate sul palco come strumentazione? Mezza batteria, due chitarre, due ampli, basso e un synth e tre voci. Tre voci, bravo. Mi fa sentire? Lockdown, durante questo periodo che per molte persone è stato deprimente, voi siete riusciti a tirar fuori musica, album, idee, cose, oppure depressione totale? Vogliamo dire quando abbiamo registrato l'album? Abbiamo appena finito di registrare il disco. Il disco prima di questo. Mentre stava per iniziare il lockdown. Sì, sì. Mi ricordo che stavamo andando a finire le voci di questo disco, proprio gli ultimi ritocchi di questo disco, e ci chiama Giovanni e ci dice: guardate che forse
c'è un'epidemia, non fermatevi in autogrill a bere il caffè. E noi ridevamo, cioè, cosa stai dicendo? Tipo due giorni dopo eravamo tutti chiusi in casa. Beh, io in quel periodo mi sono messo a fare dei podcast di letteratura, li trovate su Patreon, patreon.com/GiovanniSucci. Io mi sono imparato a Ableton Live, che non sapevo neanche usare, non sapevo neanche aprire un software. Ho iniziato dal manuale, pagina zero, e in due mesi mi sono studiato tutto il manuale di Ableton. Lo trovate su ableton.com/Bruno Dorella. Io invece ho mixato il disco che ho appena finito di registrare, e lo trovate su spotify.com/reset. Perfetto. Social, li usate, non li usate, li odiate? Ci sono cose che per lavoro bisogna fare e noi le facciamo con questo entusiasmo. Andare avanti a la vostra attività, vi potete dare una mano da un'etichetta discografica? Sì, un'etichetta. Anche perché le autoproduzioni le abbiamo fatte, abbiamo perso abbastanza soldi per, per dire, ma fate voi per favore, grazie. Sì. Com'è il rapporto, qual è l'etichetta? Molto buono, perché, come dire, molto buono. Sanno che non siamo gli Aerosmith e quindi è molto buono. Ok. E qual è l'etichetta che vi dà una mano? Come si chiama? Allora, siamo stati su diverse etichette, mi piace ricordare fin dall'inizio Wallace Record, abbiamo collaborato anche con The Shuttle, abbiamo collaborato con Audio Globe. Abbiamo collaborato con Tannen, che non esiste più praticamente, abbiamo collaborato Tempesta. Con la Tempesta Dischi, ovviamente, abbiamo fatto Quintale, Necroid, due dischi molto importanti per la nostra storia. Poi siamo passati a Garrincha Dischi con Reset, purtroppo è stata funestata da un evento luttuoso, e c'è stato un cambio nella sostanza dell'etichetta, per cui siamo stati nella condizione di recente di dover cercare un'altra etichetta e abbiamo ricevuto una proposta e pensiamo proprio di accettarla. E per quale etichetta? Si può già dire? Non so, aspettiamo un attimo. Perfetto.
I videoclip vi piacciono? Li usate? Allora, potrebbero essere divertenti se avessimo i budget. Esatto. Potrebbe essere una cosa molto divertente da fare, solo che non abbiamo mai avuto il budget vero per farli, quindi ti dico sì, sì, però è interessante come forma di, come forma d'arte proprio. Cioè, se deve essere una necessità commerciale, una necessità promozionale, boh, ni. Però se avessimo, come dire, la possibilità di farlo come diciamo, di farli come diciamo noi, anche sì. La realtà è che non abbiamo mai avuto budget per poter curare più di tanto dei video e quindi a un certo punto abbiamo anche smesso di farli perché evidentemente al nostro pubblico non interessa più di tanto il fatto che noi abbiamo dei video fuori, non siamo i bacchi da pietra. Come vedete la scena musicale italiana attuale? C'è. E la seguiamo, è stata adesso seriamente è stata un po' falciata dagli eventi del 2020, comunque dai lockdown eccetera, però c'è, comunque continua a esserci, anzi c'è ricambio generazionale che, sì, che va sempre bene, e quindi ci sono quelli della vecchia guardia che sono quelli che sono rimasti, pochi però ci sono, tra i quali noi. Va avanti come le cose che devono andare avanti finché ce la fanno, insomma. C'è un po' di rimescolamento di carte, ma va avanti. E cosa pensate del fenomeno Maneskin? Che? Maneskin, ah, cosa Maneskin. Pensate? Bella per loro, cazzo, io farei la firma, avere il fisico di Damiano e tutti quei capelli soprattutto, e poi anche tutti quei soldi. Sì. A me hanno creato un piccolo problema, perché ho sempre detto che l'Italia non aveva peso sul mercato musicale, in particolare rock, ed era una grande verità prima che uscissero i Maneskin. Adesso non lo posso più dire perché praticamente uno dei gruppi più famosi del pianeta, infatti, è italiano. È proprio bello che sia italiano uno dei gruppi più famosi del pianeta, perché almeno insomma apre un po' la strada al resto. Poi abbiamo già mandato anche noi un'email a Mick Jagger e ha detto che ci risponde in settimana. Dare alle nuove leve che si affacciano sulla scena musicale? Non fatelo, a meno che non vi esploda dal petto. Avete progetti in futuro? Sì, stiamo lavorando a un nuovo album e non anticipiamo niente perché è inutile dirlo, però sì, abbiamo progetti futuri, contiamo di invecchiare così, tanto ormai. Poi tutti e tre abbiamo scelto questa strada che sconsigliamo assolutamente ai giovani, ma noi invece l'abbiamo scelta e quindi dobbiamo. Ci tocca farla e tutti e tre siamo
coinvolti in miriade di cose, perché appunto per andare avanti in questa scelta è necessario, è anche necessario e anche bello, come dire, diversificarsi molto, e quindi i progetti nuovi, guarda, non iniziamo neanche, perché tra tutte e tre ti riempiamo un altro quarto d'ora di intervista se te li elenchiamo. Come vi vedete tra 5 anni? Io spero... vivo e senza catetere, spero. Sì. Che cos'è per voi la musica? Per me è come essere in fondo infusi nell'infimo stracomio dell'entromachia stocastica, ecco, un po' come una sgonfia di pangoli procrastinando crisi o crasi o visio vasi, un po' anche questo, fondamentalmente questo. Per voi? Non so se sono d'accordo molto sui visi o vasi, proprio meno. Un po' anche astrusi spasmoplasmi elicoidali, se vogliamo dire, ecco. Soprattutto astrusi spasmoplasmi elicoidali, ed in fondo è sempre come dire, ma magari. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Questo caso l'abbiamo detto. Cosa avevo detto, però... Ma no, fatevi un panino. Andate a fare un giro. Non c'è bisogno. C'è Spotify, c'è YouTube. C'è TikTok, mi hanno detto che c'è un sacco di gente che balla. Ballano su TikTok proprio in questo momento. E tantissimi in questo momento stanno ballando su TikTok e continueranno a farlo all'infinito. Quindi non perdetevi il prossimo balletto su TikTok, intervallato da gattini. Sono cose che fanno bene all'anima e quindi noi le consigliamo. Anche le scimmiette e panda, comunque. Anche scimmiette, tu ci sei andato sotto. Io le scimmiette. E anche il panda rosso. Il panda rosso, ma hai visto quello che si spaventa davanti alla pietra? Poesia. Bellissimo. Poesia. Voi invece, tre artisti a testa che bisogna consigliare. Tre artisti, il panda rosso, scimmiette e panda non rossi. I gattini io no. Sconsiglio gattini. Sono passato un po'. No, i gattini sono loro, perché comunque nella storia così dell'evoluzione musicale. Cioè prima dei gattini e dopo i gattini, secondo me. Hanno dato molto alla scena. Mi piacciono i gattini. Volete lasciare i vostri riferimenti dei social, così le persone vanno a... Sì. Quali sono? Solo Succi il mio, solo Succi su Instagram, Giovanni Succi ovunque. Seguite il mio Patreon, comprate il mio libro. Ho fatto un libro, Il titolo? Amaro Succi. E di cosa parla? Dell'amaro Succi. È vero, confermo, l'ho letto. Mi fido, perfetto. Molte grazie. Ciao ciao. Ciao. L'avrei fatto più giusto, cosa questo disgusto, cosa questo disgusto.